Ciao Acquario, benvenuti alla vostra lettura speciale Tarocchi, previsione 2022 speciale Amore. Qui comanda la Tarot la stella Acquario. In questa lettura vedremo divino femminile, divino maschile con tarocchi, oracoli e soprattutto cosa accadrà per single, per coppie, relazioni, relazioni occulte, amanti e ritorni di ex. State fino alla fine della lettura, troverete i timestamps nella box perché ci saranno alla fine gli charms e altri messaggi collettivi. Iniziamo! Acquario, divino femminile, abbiamo Lady Nada, Treasure Island. Divino maschile, abbiamo Mercurio e Between Worlds. Lady Nada parla del risveglio del cuore, Heart Awakening. Guardate poi tutte queste rose. La rosa è simbolo dell'amore puro e incondizionato. Vi dice: Awaken to acceptance and divine love. Oh, di risveglio all'accettazione e all'amore divino. Give and receive in balance. Dare e ricevere in equilibrio. Ma che meraviglia! Lady Nada era anche un'altra incarnazione di Maria Maddalena, quindi come lo stesso archetipo, ma leggermente diverso perché Lady Nada era anche una sacerdotessa della terra di Atlantide. E è qui perché vuole parlarvi di apertura del cuore per sperimentare questo amore più elevato. Quindi un'opportunità quest'anno per superare dolori dal passato, antiche ferite, rotture e varie tristezze. Questo è un momento eccellente per nutrire l'amore, verso se stessi, verso gli altri e permettersi anche di ricevere dagli altri nella stessa misura. Parla di armonia in tutti i livelli della vostra vita, Acquario. Che bello! E il divino maschile Mercurio Hermes per i greci dice di open communication, di aprire la comunicazione, get a weight off your chest, di levarvi un peso dal petto, ma noi diciamo un peso dallo stomaco, qualcosa di non detto, qualcosa che ancora non avete espresso, Acquario. Speak up with love and be heard. Quindi se parlate dal cuore verrete ascoltati. Questo è il messaggio molto importante per l'Acquario. E sotto Lady Nada avevamo questa energia dell'isola del tesoro, Treasure Island, che parla appunto isola del tesoro, di portare i sogni nella realtà. Vedete qualcosa di lento, ma che è un tesoro per voi. La legge anche di attrazione, manifestare abbondanza e rispetto alle relazioni ti dice che la tua relazione è un tesoro, che ti darà tutto ciò di cui hai bisogno, ma anche che ci sarà un grande equilibrio. Non importa da quanto tempo siete insieme. È come scoprire questi tesori nascosti l'uno nell'altro, queste splendide gemme che uniscono. E quindi è come un momento di riscoprire l'amore, di riscoprirsi, quindi si può parlare anche di un ritorno di fiamma, di passione, che qualcosa insomma si eleva. E quindi per chi invece, per chi è single, quindi parla di amori che sbocciano, che l'amore è nell'aria e che porterà dei grandissimi regali questa scoperta. Il messaggio fondamentale di questa carta di celebrare l'amore è quello che vi insegna, quello che vi porterà. Wow! E sotto il divino maschile di Mercurio abbiamo questa carta che si chiama Between Worlds. È come alcuni di voi si trovano nel limbo, che una fase è finita nella vostra vita o in una relazione e vi state dirigendo verso il nuovo, una transizione. Parla appunto di stare nella terra di nessuno in questo momento. Qualcosa di nuovo c'è, è già presente, ma non si vede, si intravede appena. E quindi rispetto alle relazioni è come vi chiede di esplorare la nuova energia tra voi e un altro. Non è un momento di certezze, ma anche anzi di scoperta, di curiosità, un po' come l'isola del tesoro. Non possiamo sapere che cosa
quando ci innamoriamo di chi e nemmeno quanto possa durare. Quindi vi dice: permettetevi di esplorare voi stessi, andare a fondo e cosa vi riflette lo specchio dell'altra persona. Bisogna attraversarla, questa fase di passaggio, e vedere dove porta, con curiosità, non con preoccupazione. Aprire la comunicazione, come suggeriva Mercurio. Acquario, vediamo adesso in concreto che energie si muovono per chi è single. Cuori solitari, ci saranno nuovi incontri 2022. Abbiamo un fante di bastoni. Che messaggi, singles dell'Acquario. Tre di spade. E sei l'amore. Perché è uscito il tre di spade? Regina di bastoni. Quanto fuoco! Quanto fuoco! Allora, Acquario, iniziamo. Qua abbiamo un fante di bastoni. E che fa il fante di bastoni? Parla di passione, qualcuno che è proprio preso, innamorato, è l'energia di fuoco di Ariete, Leone, Sagittario, per alcuni di voi. Sì, è presente questa energia perché è apparsa la vostra, le spade, Aria, ma anche di Gemelli e Bilancia, e fuoco due volte. E che abbiamo qua? Qualcuno che parla di corteggiamento, non parla qua di costruire se siete single, ma è proprio l'inizio, qualcosa di nuovo che nasce, e questo corteggiatore è proprio appassionato, corteggiatore o corteggiatrice. Viene con le rose, tutto ben vestito, profumato, è come se vede anche i segnali mentre cammina, immagina la sua bella anche in un lampione. Che accade qui? Abbiamo il tre di spade. Vedete, qua parla come di vendetta, di fare fuori gli avversari, quindi questa persona è come disposta a tutto pur di conquistare questa regina di bastoni. Quindi che uomini o donne che siate, qualcuno vi vede proprio come una bellezza magnetica, sensuale, attraente, vi desidera proprio appassionatamente ed è disposto a rimuovere tutti gli ostacoli che trova nel suo cammino. In generale il tre di spade parla di tradimento, ma siccome siete single, qua non c'è ancora la coppia, ma ci sono spasimanti, ci parla di volere rimuovere gli ostacoli, quindi una grande passione. Chi è questa persona? Come vi ho detto, potrebbe essere segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario o ascendenti, ma anche, visto che è uscita la carta degli innamorati, il pianeta è Mercurio, quindi Gemelli, Mercurio due volte. E qua abbiamo l'happy ending, il finale felice, questi che fanno una passeggiata romantica sulla laguna di Venezia e si baciano proprio, che gli cade anche il cappello da quanta passione c'è. Quindi sì, ci saranno nuovi incontri, quindi come vi ho detto, segni di fuoco, possibile anche Gemelli. Per questi single, vediamo in che mese potrebbe accadere questo incontro per i single dell'Acquario. Incredibile, marzo. È uscito marzo quasi per tutti i segni, in tutte le letture. Marzo sarà proprio il mese dell'amore del 2022 quest'anno, eh. Tante passioni che sbocciano con l'arrivo della primavera, il 21. E vediamo adesso anche con l'altro mazzo se ci sono altri messaggi per chi è single dell'Acquario. Incontri. Abbiamo i pesci, il mare. La femme, la donna, il lavoro. Cosa parla questo lavoro? L'indecisione. Perché l'indecisione? La perturbazione. Ah. Acquario, la prima carta che vi è uscita sotto questo fante appassionato è il mare. Ci parla sia dell'elemento acqua, quindi energia anche di cancro, pesci, scorpione, ma pesci ovviamente soprattutto, e il mare, quindi può parlarci di passeggiate al mare, un'epoca di corteggiamento, vacanze. E
Insomma, che l'elemento acqua sarà molto presente. L'acqua rappresenta anche le nostre emozioni, i sentimenti saranno coinvolti e i pesci in generale rappresentano anche l'abbondanza, quindi la prosperità. Qualcosa ce n'è tanto qua, sentimento e passione. Poi, sotto questi ostacoli da rimuovere, diciamo che la femme, la donna, avrà un ruolo principale in questa nuova conoscenza, quindi potreste, se voi siete la donna, sarete voi a decidere, a scegliere tra due pretendenti, se siete uomini, che questa donna per voi ha proprio un fascino particolare, è uscita anche prima come la regina di bastoni. Questa donna vi ha proprio messo in ginocchio dalla passione. Poi abbiamo il lavoro, quindi che c'è in questa relazione il desiderio di costruire, di lavorarci sulla relazione, però allo stesso tempo abbiamo anche l'energia dell'indecisione. L'indecisione che porta a una scelta. Il 6, come sappiamo, carta degli innamorati, negli arcani maggiori parla di una scelta, di dover fare una scelta, di essere indeciso tra due energie. Perché? Perché a volte quando sono fiamme gemelle, quindi non anime gemelle, le fiamme gemelle creano questa energia di attrazione, repulsione, di essere attratti come le falene al fuoco, ma poi entra come la paura, no? Mi fa paura, allora ritiro la mano. Ed è come il gioco del gatto e del topo, di volere ma poi aver paura, scappare via, inseguirsi, e a volte sono relazioni karmiche, che c'è una grande lezione da imparare. Quindi sì, l'indecisione parla proprio, vedete, come se fosse dentro un abbraccio, però parla di esitazione, paura di appunto affrontare questa realtà nuova, complicazioni o qualcuno che vive un po' in una gabbia psichica. Che magari avete vissuto sempre un tipo, una tipologia di amore, relazioni, e questa fa paura perché vi spiazza completamente e infatti vi perturba, lo dice la perturbazione. Perturbazione, e abbiamo anche l'orologio che si scioglie di da lì, mi sembra. Allora mi arriva un'energia di fuoco di nuovo, quella di Ariete, Leone e Sagittario. E allo stesso tempo è come una persona che vi sconvolge, quindi abbiamo sia il femminile che il maschile, sono due personalità perturbanti. Sì, vi fa paura, qualcuno ha paura che sia qualcosa che sfugge alle vostre mani, che abbia la data di scadenza, che non possa durare. Acquario, beh, per il singolo la vedo un'annata interessante, a marzo sboccia questa passione perturbante, sconvolgente, abbiamo detto possibili segni d'acqua, quindi pesci più presente, o gemelli, o segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, non c'è piove. E adesso, cari single, non andate via, come vi ho detto prima, vedremo alla fine della lettura messaggi dagli charms e altri oracoli per collettivo, messaggi per voi. Vediamo ora. Invece per coppie, relazioni, amanti, relazioni occulte, che accade in questo 2022? Che messaggi? Morte, trasformazione, rinascita. Che messaggi? Cosa cambia in questa coppia? Abbiamo un 9 di bastoni, abbiamo un 10 di danari, abbiamo la temperanza, due arcani maggiori. Mi piace perché è perfettamente evolutiva. 13, 14, quindi sì, va avanti. Cosa cambia? Cambia una rivoluzione. Se nel passato delle due persone nella coppia sentiva che doveva proteggersi, difendersi, perché magari aveva avuto tante delusioni, tante ferite dal passato, e alzava dei paletti abbastanza alti, delle barriere che impedivano un po' l'intimità o il crescere di questa relazione. Sì, o poteva essere da entrambe le parti in realtà questo. Io vedo che si vuole costruire. Quindi superata questa barriera, scoglio di protezione, quello che si vuole è il 10 di denari. E Acquario, questo è il pack completo di serenità. Vedete, una famigliola felice, ci sono anche i nonni, cani, bambini,
La prosperità parla di abbondanza, di mettere basi solide per il futuro, anche per i futuri nascituri. Di voler insomma costruire insieme, infatti la temperanza parla di trovare un giusto equilibrio, che le cose cominceranno a fluire e a bilanciarsi dopo un inizio forse un po' difficile per questa coppia di proteggersi, di schermarsi, anche per le relazioni occulte. Se all'inizio qualcuno aveva paura a impegnarsi, la temperanza ci dice che invece poi l'impegno arriva, quindi anche di non essere più nascosti, ma pubblici, la relazione diventa ufficiale. Vediamo anche con le altre carte che ci dicono questi messaggi per coppie e relazioni occulte. E di nuovo l'abbondanza, che è molto simile a questo 10 di danari. Abbiamo i viaggi. Abbiamo il sacrificio, il tempio. Questa coppia, abbondanza, quindi io percepisco, sento che l'amore c'è, anche la voglia di stabilità. L'abbondanza vuol dire anche non solo di monete, prosperità, ma dare e ricevere amore in giusta misura. Sì, poi anche il 23, 2 più 3 fa 5 ed è l'energia del Papa, unione sacra. Sì. I viaggi, forse la trasformazione anche ha a che vedere con un trasferimento. Quindi questa reticenza iniziale invece porta abbondanza e si decide di iniziare insieme da un'altra parte. Potrebbe, oppure parla proprio di movimento, di viaggiare spesso o di viaggiare assieme, di cambiare ciclo, di ritornare all'essenziale. Che si entra in una fase magari prima stagnante di blocco a un grande movimento, che questa coppia va avanti. Non senza sacrificio, certo, i sacrifici verranno fatti. Sacrificio parla anche di quando ci sono le spade, mi fa pensare ai pensieri. Sofferenza innecessaria, diciamo psicologica, è sempre riferito alla paura, paura di essere aggredito, paura di essere tradito. Ma vedo comunque che arriva, si risolve buon, perché la temperanza insieme al tempio, numero 7, 7, energia del carro che si va avanti. Che questa relazione sarà il tempio in cui entrambe queste persone guariscono, siete specchio uno dell'altra e questo amore farà guarire ferite del passato ed è come tratterete questo amore come in un tempio sacro. Sì, la vedo bella questa unione, c'è crescita, c'è movimento in avanti e il sacrificio è per anche disposti per sacrificio per costruire una vita insieme. Quando si sistemano proprio bene le cose con la temperanza per questa relazione, giugno. Giugno sarà il mese, magari anche che fate una vacanza insieme, insomma, che tutto sarà già più tranquillo e che queste acque si saranno stabilite e calmate in questa relazione. Quindi giugno è il periodo più prospero per voi. Andiamo a vedere adesso per chi attende ritorno di ex. Abbiamo un 3 di bastoni, di nuovo energia di fuoco. Abbiamo un asso di oro, wow! Abbiamo il Papa, caspita! Ci si può fidare di questa persona? L'acquario, il diavolo, 4 di spade, 8 di coppe. Acquario, è complessa questa situazione. Allora, il 3 di bastoni è come contemplare, sì, la possibilità di un ritorno, vuol dire guardare le cose da un'altra prospettiva, essere lungimiranti o pianificare una strategia per tornare. Qui parla di volere un'opportunità o che un'opportunità potrebbe essere concessa di ritorno. Asso di oro vuol dire proprio quello, azione e volontà.
È qualcosa di reale, si desidera davvero. Il Papa, vedete qua fanno yoga, il Papa è la guida, sarebbe, però parla anche di unione sacra, di matrimonio. Se c'era già il matrimonio in questa coppia, è come il desiderio di tornare a fare cose insieme, insomma. O se non si è sposati, potrebbe manifestare il desiderio di volerlo fare. Il diavolo parla di tentazione. Forse no, forse solo da una parte questo desiderio di tornare, ma dall'altra c'è solo proprio di una persona che si sta riprendendo dalle ferite del passato e qualcuno che con le coppe piene, l'otto di coppe e anche se i suoi sentimenti sono pieni, decide comunque di andare via, di voltare le spalle a questa situazione. Che energie? Abbiamo tutte le energie, abbiamo fuoco qui, quindi Ariete, Leone, Sagittario, abbiamo oro, Toro, Vergine, Capricorno, spade, energia di aria, bilancia, gemelli, acquario e coppe, cancro, pesci, scorpione. Ce le abbiamo tutte qua le energie, quindi parla di diverse situazioni, ma possibili anche segni o ascendenti. Io vedo solo, forse da una parte si ha la speranza di tornare insieme perché si era già appunto un matrimonio, ma dall'altra parte invece non vedo questa volontà. Magari qualcuno ci medita anche un po' su, si lascia tentare da questa prima offerta, ma poi il finale parla di no. Vuol dire che il sentimento c'è stato, c'era e c'è, ma che forse non si era del tutto felici in questa relazione. Vediamo cosa dicono anche le altre carte. Ci sarà un ritorno di questa relazione per chi sta consultando. Un uomo giovane, l'inverno, la legge, l'avarizia, l'attaccamento. Allora, iniziamo dalle prime. Parla di un uomo giovane, quindi potrebbe essere un'energia maschile o non so se siete voi chi consulta o l'altra persona. Sì, si farà risentire nel periodo invernale, quindi da adesso fino al 21 marzo, la primavera. Sì, ci sarà questo pensiero di opportunità, ma abbiamo anche la legge, giustizia. Può parlarci del segno della bilancia, ma Aria è anche la vostra energia, Acquario. Osservate poi come se stesse guardando, forse l'uomo vuole tornare la donna invece in questa relazione o il femminile pensa a una separazione o a chiedere un divorzio, insomma, liberazione di lacci karmici, ma parla proprio della legge, questa carta. Poi abbiamo questo della codizia, lust, è la passione, che c'è molta passione poi sotto proprio energia del diavolo, da entrambe le parti, sicuramente sì, e parla di sensualità, di piacere, di desiderarsi tanto, quindi questa offerta anche di voler tornare reale forse alla fine era più mancanza, era un mi manchi e più un desiderio. Insomma, di abbracciarvi, di avere un contatto fisico con voi. E infine l'attaccamento. L'attaccamento è lo stesso, l'energia del diavolo, di relazioni di codipendenza. È come, di nuovo mi fa pensare al segno dei gemelli. Da una parte ci si vuole separare, dall'altra però c'è tanto desiderio, tanta passione, voglia di stare con l'altra persona, però parla di attaccamento più che di reale costruzione per questo ex, per questa relazione. Sì. Amici e amiche dell'Acquario, vediamo adesso per il collettivo cosa dicono i nostri cuori. Cosa dicono i nostri cuori? Che messaggio per l'Acquario? Un cuore alato. Ti dice che il passato è ora dietro di te, dietro le tue spalle. Rilascialo. E abbraccia nuove possibilità perché un nuovo sestiero è disponibile per te. Seguilo con tutta la fede che hai. Quindi sì, perché attende ritorni, diciamo più questo di ex, vi dice di rilasciare il passato e di abbracciare nuove possibilità, ma anche perché è single ed è ancora legato a energie residue di ex. Seguite questo nuovo cammino.
Sì, tramondi. E vediamo i nostri charms, i simbolini, se ci danno altri indizi. Abbiamo una chiave, la chiave con un quadrifoglio e dei cuori, quindi qualcuno ha... Ci sarà la chiave, vuol dire risoluzione di problemi e anche la verità. Abbiamo un pappagallo. Qua potrebbe essere una persona pettegola, qualcuno che parla troppo, qua un quacquaraquà, attenzione, uno specchio, che l'altra persona è il vostro specchio. Necessità di tagliare con qualcosa delle forbici, chi usa le forbici? Parrucchiere, hairstylist, sarta, sarti, scrivetemelo nei commenti. Delle ali, appunto, che come Hermes ci parlano di comunicazione aperta, messaggi, e sì, ho anche protezione angelica e infine di nuovo protezione, questa è una libellula, sono i messaggeri dell'aldilà. Attenzione alle sincronicità, potreste avere dei chiari segnali da parte dell'universo di essere o meno sulla strada giusta. Scrivetemi nei commenti perché sono curiosissima. Acquario, vediamo adesso. Altri messaggi per voi, per tutti, quindi per singles, coppie, ex. Che messaggi abbiamo? Heartbroken, qualcuno che soffre per una separazione. Clock, un orologio. Che messaggi? Lightning, wow, fulmine. Addiction. Attaccamento, I like you, healthy choices e not enough. Allora, iniziamo da chi si è separato, chi è triste per una separazione, cuore spezzato. Parla di rottura, di sentirsi perso, di sentirsi un po', insomma, di passare questo momento di dolore. Parla di addiction, che era una relazione un po' tossica perché qua il cuore è come una palla al piede e aveva delle catene, codipendenza, ossessione, possessività, manie di controllo, blocchi, restrizioni. Qualcuno non si sentiva abbastanza o non si sente abbastanza in una relazione, dice frustrato in una relazione, mancanza di fiducia, autosabotaggio, paure dell'ego, gelosia. Di nuovo, sì, quello è il diavolo, eh? Poi abbiamo healthy choices, qualcuno che abbraccia invece scelte sane. Vuol dire fare scelte sane sia in amore che nella propria vita, amor proprio che cresce, amor proprio di darsi amore, quindi di curarsi l'alimentazione, l'esercizio ed essere finalmente più felice. Poi abbiamo un clock, tic-tac, un orologio, parla di qualcuno ha bisogno di tempo, qualcuno si prende del tempo, parla di cicli, di fasi, momento di guarigione, progresso, avanzamento. E poi abbiamo lightning, questo parla proprio, cari singoli, di colpo di fulmine. Dice cambiamenti improvvisi, notizie shock, sorprese, epifanie, trasformazioni. E infine, I like you, mi piaci. Dice a qualcuno piacete davvero tanto, un amore che sboccia, è divertente flirtare, voglia di darsi appuntamenti. E questa era la passione anche iniziale del cavaliere appassionato, fante di bastoni e della regina di bastoni. E questi che si baciano sulla gondola di Venezia, I like you. Carissimi amici e amiche dell'Acquario, anche oggi qui da Mandala Tarot, la stella è tutto. Spero che abbiate risuonato con i messaggi di questa lettura. Se sì, scrivetemelo nei commenti, regalatemi un like, condividete il video sui social, su WhatsApp con gli amici e soprattutto iscrivetevi al canale che mi aiutate a tenerlo in vita. Vi mando tesori un bacione grande grande e noi ci rivediamo presto con nuove letture e canalizzazioni. Ciao Acquario!